Per una serie di motivi familiari, per un po' non riuscirò a fare le mie escursioni in montagna e questa cosa mi ha messo un po' di sconforto, perché innanzitutto mi piacciono le escursioni fotografiche in montagna, sono cose che voglio fare, che voglio portare e sono anche oggetto della mia attività, di quello che faccio. Che peccato, ci sono andato tantissime volte qua e adesso è chiuso e chissà quando lo metteranno a posto. Non è una cosa che mi è caduta addosso dalla sera alla mattina, in realtà è una cosa di cui ero consapevole, sapevo che sarei arrivato in questo periodo dell'anno con questa situazione da affrontare e quindi ho avuto anche modo di metabolizzarla, quindi non sono andato nel panico. Tuttavia, ti voglio parlare di come la sto affrontando, perché penso che anche a te saranno successe delle situazioni simili, magari puoi prendere spunto da come l'affronto io. Mi trovo in questa che è un'oasi, oasi di Valle Vecchia a Caorle. È un posto dove vi ho già portato più di qualche volta quando venivo a testare dei prodotti. Non so se ti ricordi, vai a vederti qualche mio video. E no, anche questo è chiuso. Non ci posso credere. Non so se prendere questa cosa come un messaggio che vuole dirmi: guarda che sarà un'uscita bella tosta questa. Confidavo in un cielo non limpido, ma con delle nuvole tipo un temporale, comunque della pioggia in arrivo. Mi sa che mi sta accontentando. Tra l'altro, lì si vede anche dove tramonterà il sole. Sarebbe proprio un risultato stupendo con la luce che colpisce le nuvole. Eccomi qui dall'altra parte. E sai qual è la cosa che ho fatto in questa situazione? La prima cosa che mi è venuta a fare? Ho preso il computer, ho aperto le varie applicazioni, Google Earth, Google Maps, Komoot, e ho cercato tutti i posti di montagna che avrei potuto raggiungere in un lasco veramente breve di tempo, proprio le prealpi, le prime che trovo, perché il tempo che io ho a disposizione non è che è proprio nullo, ma ho poco tempo per raggiungere i posti prima che il sole tramonti e mi trovi praticamente con il buio. E quindi ho iniziato così, cercando e cervellandomi veramente 2 giorni per trovare tutti dei posti, però avevo una cosa che mi andava contro, che non avevo considerato. Nel frattempo voglio farti vedere questa situazione fotografica che mi piace parecchio, con dei riflessi molto interessanti. Mi piace soprattutto la luminosità, non c'è quasi colore, quasi monocromatica, con il cielo così, con il riflesso sul laghetto. Però io sono andato a posizionare la fotocamera molto in basso, la vedi qui con il treppiede, perché davanti ci sono questi due cespugli e qui un arbusto. E secondo me, con l'inquadratura che andrò a fare, potrebbe avere del potenziale. Qui sto utilizzando un 10 mm su APS-C con un polarizzatore della Freewell ND32, quindi va a scurire un pochino, perché voglio utilizzare un tempo di scatto un po' più lento, perché con tutto questo quest'acqua che si muove, voglio creare un po' di effetto sfumato sull'acqua. Quindi adesso sono sui 4 secondi, dovrebbero essere sufficienti. Quello che non avevo considerato era il fatto che man mano che si va avanti con i giorni, adesso che siamo in autunno, il sole tramonta sempre prima. Quindi man mano che vanno avanti i giorni, sempre meno tempo per raggiungere il posto. E mi sono reso conto che non ce l'avrei mai fatta, o comunque sarei sempre arrivato lì con l'acqua alla gola per catturare un tramonto o un contesto che magari
poteva essere interessante. Ed è stato proprio in questo momento che ho avuto un crollo, perché non riuscivo a trovare una via d'uscita, ma l'esperienza mi ha anche insegnato che nella maggior parte dei casi è solo un nostro blocco mentale e dovevo solo trovare un po' di serenità per individuare la soluzione. E poi è capitato, cioè mi sono chiesto ad un certo punto, dove non riuscivo a tirar fuori un ragno dal buco, ma io trovo soddisfazione nel fare i giri in montagna o trovo soddisfazione nel fare fotografia? Certo, sì, mi piace fare i giri in montagna, mi piacciono le escursioni, il far fatica, sta endorfina che è una droga, una roba micidiale, ma in realtà quello che porta soddisfazione a me è fare fotografia, quindi mi stavo troppo concentrando sul territorio e poco su quello che conta veramente. Praticamente stavo guardando dalla parte sbagliata, dimenticandomi che in realtà le situazioni sono importanti. Mi stavo dimenticando di tutto quello che avevo veramente a portata di mano. In pratica sì, mi sono perso diciamo in un bicchiere d'acqua e così ho deciso di uscire e andare su questo posto che ho vicino a casa e cercare qualcosa di interessante lì. Il tramonto è lì, sembra carino come luminosità e tutto, ma in realtà il contesto non è dei migliori. Mi concentrerò piuttosto su questi residui di scogli, vedere se riesco a fare qualcosa di interessante con quest'acqua. Non so se ne uscirà qualcosa di interessante, ma io ci provo. Qui la marea si sta alzando, quindi bisogna stare un po' attenti. Di tempo a disposizione ne ho veramente poco, quindi devo assolutamente velocizzare il tutto. Con il solo polarizzatore sono a 25 secondi. Questo è uno di quei casi dove a video sembra che il contesto sia bellissimo, nella realtà quando sei qui non è che sia poi così interessante, specie con quei due pescatori che lì sembravano molto belli ma era un mega grandangolare, in realtà non ci stanno per nulla nella foto. Foto è stata fatta, dall'anteprima che ho visto sulla cam mi sembra anche riuscita bene, più di quello che pensavo, però ormai le condizioni non ci sono più, comincia a essere anche un po' buio. I pescatori, alcuni di loro, stanno già mettendo via la roba per andare a casa, però guarda il mare che bello, qui c'è anche la cam che amplifica tanto la luminosità, è molto più buio. Direi che come prima tappa va bene, ma adesso andiamo in cerca di un altro posto. Prima di continuare con la seconda parte del video voglio ringraziare tutti i sostenitori del canale. Grazie a queste fantastiche persone posso continuare a realizzare contenuti di questo tipo. Se anche tu trovi utile quello che faccio e vuoi darmi una mano, in descrizione trovi tutte le informazioni utili. Potrai inoltre accedere anche a dei contenuti riservati, come ad una copia dei file RAW delle foto che ho realizzato in questa uscita fotografica. Benvenuti in questa nuova location. Non è tanto distante da dove ero prima, ma per arrivarci ci vuole un po'. Chi è dalle mie parti riconoscerà questo faro. Ad ogni modo sono arrivato un po' in anticipo, il sole è ancora alto, sono sempre al mare perché voglio un attimo capire qui la situazione com'è, se ci sono dei punti interessanti da fotografare, aspettando il tramonto e magari giocando con il mare che è veramente molto mosso, magari facendo delle esposizioni lunghe ma non troppo, creare quell'effetto un po'
bello sull'acqua, se trovo qualche scorcio voglio vedere se riesco a tirar fuori qualcosa di buono. Ok, il sole è tramontato e io voglio fotografare questa scena che mi piace parecchio, perché con il grandangolo, un 10 mm su APS-C, bene, ho una veramente un allargamento dell'inquadratura tale che questa porzione di, non so come si chiama, serve per limitare l'erosione della spiaggia, mi entra dalla sinistra sul fotogramma e va verso il centro con queste nuvole che con il grandangolo tendono a darmi una scena come proprio di indicazione verso il punto centrale, il punto focale dove voglio fare la foto, dove finisce anche questo sperone di pali di legno. Farò prima la foto a questa altezza, però penso che abbassandola la cosa diventi ancora più interessante. Qui sto fotografando con filtro neutro variabile, sono a circa 7 stop, in modo da poter avere un effetto seta un pochino sull'acqua. Ok, adesso vado a ridurre un po' l'altezza del treppiede per fare la ripresa quella un po' più in basso. Perfettamente in bolla, ottimo. Penso che questa sia più efficace perché sono riuscito a eliminare degli elementi di disturbo che avevo sull'altro lato. La cosa bella di fare le foto al mare in questa stagione di sera con questa condizione del cielo dove ci sono delle nuvole, un po' di sembra quasi temporale in arrivo, la cosa bella è che il mare prende un colore che è veramente strepitoso. Lo so che è difficile da percepire sul video, ma il mare prende questa colorazione verdina, smeraldo, e c'è un bilanciamento bellissimo con la luce, il cielo, c'è lo stacco, ma guarda qui che nuvole, ci stanno proprio a puntino, sembrano un quadro. Il sole ovviamente è tramontato. Ma sai qual è la cosa curiosa o simpatica? Il fatto che ho fatto tutta questa strada, 3-4 km per arrivare fino a qui a piedi, ne avevo altrettanti per arrivare all'auto col buio, e sono stato qui parecchio tempo, è già andato giù il sole, per fare una o due foto, due scenari probabilmente, uno forse se ne salva, e ne è valsa la pena far tutta questa cosa per una foto? Si è alzato un vento, una cosa assurda, ma non c'è problema. Secondo me è valsa la pena di uscire, e mi ricollego un po' all'inizio del video quando ti dicevo che mi ero focalizzato su cercare delle location straordinarie dove andare a fotografare, quando in realtà stavo guardando nella direzione sbagliata, dovevo concentrarmi sulla cosa che mi piace fotografare, e attorno a me ci sono tantissime cose da fotografare. Ma alla fine è una cosa che ci accomuna, è un po' come quando pensiamo a qualche posto dove andare a fotografare e pensiamo sempre a luoghi esotici, distanti, dobbiamo prendere l'aereo, quando in realtà appunto ce li abbiamo attorno a noi tante volte delle cose interessanti da fotografare. Dobbiamo sforzarci
di andare via da questa zona di comfort, dalla pigrizia anche del voler uscire anche per solo fare due foto come queste. Mi sa che devo camminare un bel po' per arrivare all'auto, però vuoi mettere camminare con questa colonna sonora il mare? Non è che capita tutti i giorni di fare una bella camminata di sera su una spiaggia praticamente deserta. E siamo così arrivati alla fine di questo video. Che cosa hai imparato da questa esperienza? Cosa vorrei averti lasciato? Sicuramente il fatto che spesso quello che limita la nostra fotografia non è l'attrezzatura inadatta, ma di questo te ne parlerò in un video prima o poi. Ma è piuttosto la pigrizia. Spesso ci focalizziamo su un posto da raggiungere, che è sicuramente importante per avere uno scopo, ma che non deve diventare una limitazione che ci impedisce di fare le nostre uscite fotografiche in tutti gli altri giorni, trovando sempre una scusa buona. Spero con questi video di riuscire a spronarti nel prendere quella tua bella fotocamera e fargli fare quello per cui è stata creata, fare foto e dare voce alla tua sensibilità. Se sei arrivato o arrivata fino alla fine di questo video, ti ringrazio, lascia un commento e fammi sapere cosa ne pensi, e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao da Alessio.